Quando Oculus ha deciso di abbandonare i visori esclusivamente PC, si è rimasti tutti un pochino scossi, dato che molti dei grandi capolavori della realtà virtuale sono disponibili per ora solo su personal computer. Oculus Quest, ammiraglio standalone della società di Facebook, stava piano piano prendendo un po' tutti gli utenti della realtà virtuale, proponendo grandi titoli che però peccavano e peccano tuttora un pochino sul fronte più puramente tecnico. Con la possibilità di attaccare Oculus Quest al PC rendendolo di fatto un visore computer ci eravamo in parte tranquillizzati, ma gli artefatti video dovuti alla compressione facevano comunque ancora preferire un visore nato esclusivamente per computer, rendendo il collegamento con Link un semplice surplus rispetto all'utilizzo in standalone. Oggi, con l'uscita dalla beta di Oculus Link, possiamo finalmente capire se questi dannati Oculus Quest funzionano bene effettivamente come visori per PC, affiancati chiaramente da quel costosissimo cavo ufficiale acquistabile su Amazon e sul sito originale di Oculus. Lo dico subito, per utilizzare Oculus Quest con un PC non avete bisogno necessariamente del cavo ufficiale del costo di circa 100 euro, ma potete serenamente acquistarne uno tra quelli supportati per una decina di euro e poco più. Questo vuol dire che Oculus Link ufficiale è un acquisto sconsigliato? Assolutamente no, ma si riferisce a una fetta di giocatori molto specifica che cerca un prodotto premium a tutti i costi, anche se oggettivamente sovrapprezzato. Ma andiamo con ordine. Per comunicare il nostro PC e Oculus Quest avremo bisogno di un semplice cavo USB-C, USB-C o USB-C, USB 3, a seconda delle porte disponibili sulla vostra scheda madre. Questo perché la porta presente sul visore di Facebook non è una porta video, bensì una porta only data, e si limiterà quindi a comprimere l'immagine che state eseguendo sul computer per poi decomprimerla sul vostro caschetto. Sembra una follia e in parte lo è, ma non dimentichiamoci che se Facebook avesse inserito una porta video sul suo standalone, l'immediatezza dello stesso sarebbe andata un po' a perdersi a causa di un altro vano da limitazione che sarebbe andato necessariamente ad aggiungersi ad un eventuale HDMI. In ogni caso, questa porta dati trasferisce un'immagine che, piaccia o meno, è di fatto un'immagine compressa e per quanto sia impercettibile all'occhio umano, non sarà mai perfettamente identica a quella di un visore nativo. Questo non vuol dire che, secondo la nostra percezione, l'immagine non possa risultare effettivamente identica, se non migliore, di quella osservata attraverso un Oculus Rift S o altri prodotti analoghi pensati specificamente per personal computer. Se effettuando il solo collegamento la qualità dell'immagine potrebbe risultare molto più sporca rispetto a un visore PC, aumentando un paio di parametri dal software Oculus e da Oculus Debug Tool, vi si aprirà invece un mondo totalmente nuovo e il vostro Quest 2 sarà perfettamente paragonabile a un visore PC per quanto concerne pulizia dell'immagine e reattività dei comandi. Il prezzo da pagare è che l'hardware richiesto per far gestire un flusso dati così consistente è maggiore di quello necessario all'utilizzo di un visore only PC. Con la mia configurazione, dotata di 9 9900KF, GTX 1080 Ti e 32 GB di RAM, non ho avuto nessun problema portando la risoluzione a 3664 e l'encode bitrate a 350 MB per secondo, ma questo è un discorso più tecnico e ci farò sicuramente un video a parte. Dunque, un qualunque cavo che rispecchi le caratteristiche di collegamento da questa PC va benone per trasformare il visore standalone in un ottimo competitor del mercato PC. E allora vi starete chiedendo voi perché dovrei spendere i 100 euro richiesti del Link originale. Un cavo USB generico ha sostanzialmente tre malus in confronto al prodotto sopracitato. Il primo è che il vostro Oculus Quest non caricherà durante le vostre sessioni di gioco, lasciandovi potenzialmente a piedi nel corso di una partita. Chiaramente l'utilizzo via PC mantiene il visore in vita molto di più rispetto al classico paio d'ore necessario a prosciugare la batteria del visore in standalone, ma questo non vuol dire che non potreste vedervi costretti ad interrompere la partita a causa di questa problematica. Il secondo problema di un cavo USB generico è che potrebbe non avere la banda necessaria al trasferimento dei dati in estrema velocità. Oculus Link può essere spinto fino a 500 MB al secondo di trasferimento, azzerando praticamente la compressione da PC a visore, ma il vostro cavo deve essere in grado di supportare tale banda. Il terzo problema, che per qualcuno può sembrare marginale, è invece forse il più importante.
Gran parte dei cavi USB 3 e USB C in commercio sono cavi da 3 metri circa e questo vuol dire che la vostra area di gioco andrà a rimpicciolirsi sensibilmente rispetto all'estensione di un visore PC cablato. Oculus Link originale ha invece una lunghezza di 5 metri complessivi che nella maggior parte delle stanze saranno ben più che sufficienti a farvi muovere in agilità all'interno dei vostri giochi preferiti. Ricapitolando, rispetto a un cavo USB generico, Oculus Link ufficiale è lungo 5 metri, trasferisce il massimo della banda possibile e caricherà il vostro visore durante l'utilizzo. O quasi. Quest'ultima feature, promessa da Oculus, infatti non è propriamente vera al 100%. La carica del Quest attraverso Link varierà molto da scheda madre a scheda madre e da titolo a titolo, ma nonostante si scarichi molto più lentamente rispetto a un cavo tradizionale, anche in questo caso il Quest andrà a perdere lentamente batterie. È vero che per arrivare allo 0% a partire da un visore completamente carico, il Link ufficiale ci potrebbe mettere anche una decina d'ore, ma se avete voglia di farvi una full immersion di 24 ore all'interno di Elite Dangerous, probabilmente Oculus Quest con Link risulta ancora una scelta poco indicata. Parlandovi di pura percezione, mi è sembrato che l'immagine del mio Quest attraverso il Link ufficiale, nonostante su carta dovesse rimanere invariata, risulti invece più nitida. Mi sono confrontato anche con altri colleghi che hanno provato sia un cavo generico sia Oculus Link ufficiale ed è parso così anche a loro. Ora, senza dati alla mano, non voglio assolutamente giurare il falso e potrebbe essere un fatto legato alla pura suggestione, ma con il sopracitato cavo ho avvertito come una piccola marcia in più, probabilmente data da fattori di compatibilità con il software di riferimento. C'è chi in questi mesi ha avuto dei dubbi sulla qualità delle componenti di Oculus Link e sul suo aggancio USB al visore. Dopo circa 10 giorni di utilizzo continuativo devo invece smentire queste voci poiché l'aggancio non si è mai staccato di un millimetro e il cavo risulta ancora forte e perfetto come quando l'ho scartato. Non posso sapere se tra 6 mesi il cavo presenterà dei problemi, ma ad oggi sembra un prodotto di altissima qualità e se dovesse presentarsi l'occasione vi assicuro che sarete i primi a sapere. Il supporto ai giochi è poi perfetto, ma su questo non dovrebbero esserci differenze rispetto a un cavo USB generico. Mi ha stupito particolarmente il supporto nativo a Doom VFR che girava forzatamente male su Oculus Rift e Oculus Rift S, ma che risulta fluidissimo e perfetto sul mio fiammante Oculus Quest 2. Ottimo il supporto anche da parte degli altri grandi titoli VR del passato, a partire dalle esclusive Oculus fino ad arrivare a Skyrim VR e Fallout 4 VR. Per dovere di cronaca, ho avuto qualche problema con i giochi sopracitati durante la prima ora di utilizzo, per poi scoprire che l'overlay di Nvidia andava a compromettere le prestazioni. Mi è bastato quindi disattivare questa noiosa feature per ristabilire le performance ottimali di qualsiasi gioco, che fosse Oculus o Steam. Se riscontrate dei problemi, quindi guardatevi bene dal non avere Nvidia Overlay attivo dal pannello di controllo GeForce Experience o qualche altro overlay dedicato alla vostra GPU. Are you hallucinating, Freddy? Ricordo infine che Oculus Link ufficiale è un cavo USB-C e se non avete una porta di tal tipo sulla vostra scheda madre, vi toccherà adattarlo attraverso un USB 3. Io stesso, che non dispongo di un'entrata C né sulla scheda madre né sulla GPU, mi sono dovuto rivolgere ad Oki ed acquistare da Amazon un piccolo adattatore supportato dal prezzo di meno di 10€, che svolge egregiamente il suo lavoro e dovrà semplicemente essere attaccato all'estremità del cavo che tocca il PC. Vi dico sinceramente che se trovate un cavetto USB 3 lungo almeno 5 metri, che sposta almeno 500 MB per secondo e che costi meno della metà dell'Oculus Link ufficiale, vi dico che non ne vale la pena. Cioè, vale la pena comprare quello che costa 30-40 euro, perché, come dire, forse 50-60 euro in più non valgono la sola possibilità di caricare il visore durante l'utilizzo. Se invece Oculus Quest è il vostro unico visore e volete essere sicuri di star usando il 100% delle risorse appunto di questo HMD, forse 100 euro su una spesa di 350 che costa il visore non è effettivamente una follia. A ognuno il suo, ma sappiamo bene come l'enthusiast non si lasci proprio scappare la possibilità di avere anche solo un 5% di incremento sulle prestazioni e in questo caso Oculus Link potrebbe riservarvi qualche piccola gioia.